Buonasera a tutti e benvenuti allo speciale Giustizia di Maria per Roma. Abbiamo il piacere di intervistare l'avvocato Comi, presidente della Camera Penale di Roma, e il dottor Pietro Cavallotti, vittima della malagiustizia del cosiddetto sistema Saguto. Partiamo subito con l'avvocato Comi. Presidente, ci può dire quali sono i punti cardine degli avvocati riguardo alla riforma della giustizia? E permettetemi di fare gli auguri a Maria per questa trasmissione molto interessante e a Valentina che coordina e organizza l'attività. Mi fa sempre piacere ricordare Arturo Diaconale e anche in questa occasione è stato un grande piacere essere qua in questa trasmissione. Il momento è particolarmente complicato dal punto di vista dell'attività e del funzionamento della giustizia, perché proveniamo da un anno e mezzo di norme straordinarie che hanno regolamentato il funzionamento a causa del Covid e a Roma in particolare ci trovavamo già in una situazione di grande difficoltà, di grande crisi che si è acuita in questo periodo. Due problemi seri sono, da una parte, l'organizzazione e quindi l'informatizzazione del processo, dall'altra la ragionevole durata dei processi. Io faccio, come sapete, l'avvocato penalista, quindi vivo quotidianamente sul campo queste situazioni, vedo la sofferenza e le difficoltà degli avvocati e dei cittadini che non solo si trovano a dover attendere per tanti anni la risposta della giustizia, ma che poi quando la risposta non arriva in termini concettualmente accettabili, perde proprio il senso e il valore della giustizia in sé. La nostra associazione, l'Associazione degli Avvocati Penalisti di Roma, che io rappresento, in questi giorni è scesa in piazza per una manifestazione nazionale, nella quale l'obiettivo è sollecitare la riforma della giustizia, in particolare introdurre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. I penalisti italiani, attraverso le camere penali, qualche anno fa hanno raccolto 50.000 firme e hanno depositato in Parlamento una proposta di riforma costituzionale per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Oggi questa proposta di legge è ferma in Parlamento e non è calendarizzata, ovviamente perché, come abbiamo sentito più volte, parlare di giustizia si dice è divisivo e quindi siccome in questo momento ci troviamo in una situazione particolarmente delicata e complicata, con un governo che raccoglie delle espressioni, delle provenienze politiche diverse, certamente si cerca di evitare scelte, di affrontare dei problemi, di affrontare quelli che sono i problemi più divisivi. Noi però sollecitiamo in questo momento una riforma, a parte il merito che da qui a un minuto vi dico, però il tema è che noi in questo momento siamo pressati dalla necessità di attuare delle riforme e siamo sollecitati a queste riforme dall'Unione Europea che ci chiede una serie di modifiche normative nell'ambito del processo penale per metterci in regola e poter attingere ai finanziamenti europei per il piano di rilancio e resilienza. Allora, realisti, diciamo sì, è vero che siamo stretti da questa esigenza di riforma, però non siamo punibili ad alcun passo indietro rispetto alla tutela dei diritti fondamentali. Quindi bene le riforme, però le riforme devono garantire il rispetto dei diritti dei cittadini. E soprattutto nel processo penale i diritti dei cittadini sono il giusto processo.
il giusto processo, quello cristallizzato nell'articolo 111 della Costituzione, perché quando viene da me una persona che ha un problema ed è coinvolto in un processo penale, io devo assicurarmi che sarà sottoposto a un processo giusto, un processo equo, secondo le regole della Costituzione. A monte di queste regole del giusto processo contenute nell'articolo 111 della Costituzione, c'è la terzietà e l'imparzialità del giudice come criterio fondamentale per l'accertamento di un fatto. Il giudice decide correttamente se è totalmente indifferente e autonomo rispetto alle altre parti, quindi rispetto alla difesa ma anche all'accusa. Per assicurare questa terzietà del giudice è necessario separare le carriere del giudice rispetto a quelle del pubblico ministero. L'occasione di questa protesta è stata data anche da un episodio contingente che ha riguardato una vicenda che è scaturita nell'ambito degli uffici giudiziari di Verbania dopo quel drammatico episodio, quella tragedia avvenuta del crollo della funivia a Mottarone. Ricordate, in quell'occasione è venuto fuori un episodio che ha riguardato un rapporto tra giudice GIP che era stato nominato per quel procedimento e poi è stato sostituito, che ci ha consentito ancora una volta di mettere sull'urgenza e sulla, come si dice, improcrastinabilità di una riforma in questo senso. Noi vogliamo una giustizia che sia una giustizia che realizzi il giusto processo, che i cittadini siano garantiti. E allora per fare questo è necessaria la separazione delle parti. Parallelamente a questo, la riforma ulteriormente necessaria è quella della magistratura. E anche in questa prospettiva uno dei temi che abbiamo trattato alla manifestazione nazionale è stata proprio la richiesta urgente di una riforma che modifichi il sistema di accesso alla magistratura e che modifichi anche il sistema di elezione al Consiglio Superiore della Magistratura per evitare una serie di vicende che purtroppo in questi anni sono venute sotto gli occhi di tutti e che hanno messo in evidenza come la magistratura abbia bisogno di una maggiore credibilità, perché questa credibilità non è finalizzata alla magistratura stessa, ma è la credibilità che devono avere i cittadini nella giustizia. Il giudice deve essere credibile, perché soltanto in quell'occasione, soltanto nel momento in cui il giudice è credibile, si rafforza la funzione giudiziaria e in questo senso tutti i soggetti coinvolti, persone offese, imputati e società in generale può ripristinare il valore importante che è quello del sistema giudiziario penale, che fa parte e degli elementi essenziali per la tenuta democratica di uno Stato di diritto. E in questo senso si inserisce anche il tema delle derive, diciamo, di illegalità che spesso si sviluppano. Chiaramente noi dobbiamo assicurare il giusto processo, e se il processo è giusto, a quel punto funziona, a quel punto funge anche l'elemento dissuasivo per le persone. Presidente, il lockdown del Covid può essere inteso anche con un lockdown della giustizia, in particolare della giustizia penale? Nel mese di marzo del 2020, da un giorno all'altro, il sistema è stato chiuso. Abbiamo chiuso il tribunale, abbiamo chiuso gli uffici giudiziari, perché a causa appunto del Covid dilagante, dell'emergenza sanitaria, quindi era necessario il massimo contenimento.
È chiaro che questo ha ridotto drasticamente il numero dei processi che si celebravano e ha ridotto altrettanto drasticamente le aperture delle cancellerie, degli uffici giudiziari. Tutto questo ha inciso severamente su un sistema che era già in difficoltà. Perché Roma, ricordiamoci, il Tribunale di Roma è il tribunale più grande d'Europa. E quindi ha un carico di lavoro straordinario, con un numero insufficiente di cancellieri e un numero che sarebbe necessario aumentare esponenzialmente di magistrati e di altri operatori. Questo non c'è. Quindi nel momento in cui c'è stato il lockdown, chiaramente si è materializzata anche una chiusura del sistema. Abbiamo fatto sforzi, tutti i soggetti del processo, dalla procura, diciamo, i miei confronti in quel periodo e ancora fino ad oggi sono stati quotidiani con il procuratore, con il presidente del tribunale, per cercare in tutti i modi di far funzionare il sistema, con le forze che avevamo, chiaramente, gli strumenti e cercando di assicurare il massimo della tutela sanitaria. La novità che è stata introdotta in questo periodo di lockdown è stata l'informatizzazione dell'organizzazione iniziale. Noi, fino al periodo che precedeva il lockdown, non avevamo idea dell'uso dell'informatica per il processo penale. Anzi, diciamo che avevamo un atteggiamento di seria ostilità e paura rispetto all'utilizzo del sistema informatico. Noi da una parte, ma più di noi i cancellieri, non accettavano la trasmissione informatica di altri. Quindi da quel momento in poi si è creata una fortissima accelerazione, consacrata successivamente in alcuni provvedimenti legislativi che hanno definitivamente confermato la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici. Da una parte le PEC, dall'altra è stato introdotto il portale nazionale sul quale caricare gli atti e quindi si è generata questa evoluzione. Evoluzione che però purtroppo ancora oggi non funziona, perché non si possono fare le nozze coi fichi secchi. Il che vuol dire che sarebbe stato necessario investire nella preparazione degli operatori, nella struttura informatica, nei finanziamenti per acquistare degli strumenti adatti. Solo in quel modo sarebbe, diciamo, si sarebbe. Dobbiamo tenere duro, dobbiamo cercare di insistere perché chiaramente l'evoluzione informatica penso che oramai sia obbligata, non si tornerà completamente indietro. Quello che noi oggi diciamo è che però parallelamente all'evoluzione informatica è necessario assicurare una presenza fisica, quindi un periodo sicuramente cosiddetto cuscinetto, ma secondo me non è un problema di periodo cuscinetto, ma è un periodo, un percorso parallelo. Da una parte lo sviluppo culturale e strumentale di natura informatica per evitare di trasformare l'informatizzazione in una burocratizzazione informatica, tecnologica. Dall'altra, noi abbiamo bisogno di avere parallelamente l'accesso in tribunale. Se io, avvocato, cittadino, devo scegliere se desidero procedere attraverso il sistema informatico o se voglio andare a depositare. Non ci piove, è elementare. Chiaramente quello che devo sviluppare è l'efficienza dell'informatizzazione, perché in quel momento l'avvocato si rende conto che è meglio trasmettere l'atto sul portale piuttosto che andare in tribunale. Ma solo in virtù di un sistema di efficienza raggiungo lo scopo, non certo vietando all'avvocato di entrare in tribunale, perché vietare all'avvocato di entrare in tribunale è un concetto populista della giustizia finalizzato utilizzato da alcuni per cercare di tenere fuori dai tribunali gli avvocati,
fuori dalla giustizia e i difensori, lontani dai cittadini i loro diritti fondamentali. Su questo punto la Camera Penale di Roma non ci starà e non farà alcun passo indietro. E io non lo faccio neanche da modesto avvocato penalista che ogni giorno si trova a combattere questi temi. Grazie. Presidente, la mala giustizia ha fatto emergere l'esistenza di importanti vuoti normativi, soprattutto riguardo alle possibilità di difendere i propri clienti per gli avvocati. Ce ne può parlare? Quello che gli avvocati penalisti sollecitano sono delle riforme organiche del sistema, delle riforme che garantiscono i diritti fondamentali degli accusati. Quando un avvocato difende un'accusata, noi dobbiamo sempre ricordare che chiunque è presunto innocente prima di una sentenza di condanna. Quindi io non difendo una persona a colpevole. Io difendo una persona che è accusata di un fatto. Che cosa deve assicurare lo Stato al cittadino? Deve assicurare tutti i diritti al giusto processo. E che cosa vuol dire materialmente? Vuol dire che deve assicurargli i tempi, no? Per la preparazione della difesa. Deve assicurargli la disponibilità degli atti in modo che si possa difendere. Deve assicurare alla persona di poter controesaminare la persona che lo accusa. Deve assicurare all'imputato di essere presente al processo. Questo è l'altro tema particolarmente delicato che abbiamo vissuto in questo periodo di distanziamento sociale. Il processo da remoto, quello che si è cercato in qualche modo di introdurre inizialmente dal legislatore, ma che grazie proprio all'impegno penalista è stato bloccato. Non esiste il processo da remoto, non possiamo immaginare una donna che venga giudicata se vista soltanto da un piccolo mondo. E un'altra cosa che deve essere garantito è una disciplina ben delineata delle misure cautelari, cioè della disciplina che riguarda la carcerazione preventiva. Perché il problema serio è questo, che la carcerazione preventiva, ovviamente prevista dalla legge, poi diventa quasi patologica nel momento in cui, siccome non funziona la giustizia e siccome non si arriverà mai alla sentenza di condanna, la carcerazione preventiva si trasforma in una specie di anticipazione della pena. Dice: io so che il processo arriverà dopo tanti anni, però intanto io ti anticipo la pena durante la fase in cui tu aspetti il giudizio. Questo non è minimamente accettabile. Noi viviamo in uno stato in cui le misure cautelari devono essere molto applicate in modo estremo, soprattutto la misura della custodia in carcere, soltanto per determinati reati di particolare gravità e soltanto per il periodo assolutamente previsto dalla legge, quando ci sono le esigenze cautelari. Ecco, sulle misure cautelari pesa il malfunzionamento della giustizia, perché un processo rapido garantirebbe a una persona l'accertamento immediato della colpevolezza o dell'innocenza. Senza dimenticare che veramente quando si arresta una persona nella fase medica del procedimento, la persona è accusata di un reato, non è ritenuta colpevole. Questo bisogna sempre tenerlo a mente quando lavoriamo nel quotidiano. E sarebbe necessaria appunto anche una regolamentazione. Però tutto ruota intorno, vi dico, alla ragionevole durata del processo. Qualsiasi sistema, qualsiasi norma, se poi non viene svolto e celebrato il processo in tempi rapidi,
fallisce, il processo fallisce, fallisce per l'imputato che non ha, che non vede la decisione in tempi rapidi. Quindi se immaginate una persona innocente coinvolta in un processo penale che deve aspettare anni, fallisce per le vittime che non vedono il risultato del processo. I tempi devono essere rapidi. Il tempo, e per fare questo è necessaria una riforma che sia legata anche a una seria depenalizzazione, per esempio, ai riti alternativi, ad un ampliamento dell'accesso ai riti alternativi, patteggiamento, giudizio abbreviato. Questi devono essere allargati. Noi statisticamente i riti alternativi, il numero che è un numero modesto rispetto all'imbuto che si crea nel dibattimento. Questo il nostro sistema doveva essere, era immaginato come un sistema, come risultato residuale il dibattimento, e la maggior parte dei processi doveva definire con il rito alternativo. Invece purtroppo si è verificato il contrario. Quindi rispetto a tutte queste situazioni, io mi auguro che ci sia, che vengano prese in considerazione nel momento in cui viene riformata la giustizia, perché purtroppo Roma sconta in modo macroscopico le dimensioni, le difficoltà. Roma lo sapete meglio di me, insomma, è una situazione complicata anche per i numeri. Poi, voglio dire, come dice, non si trova Maria per Roma, quindi alla fine non si trova neanche la giustizia da questo punto di vista in questa nostra città così bella, ma altrettanto difficile da organizzare. Avvocato Gomi, la ringrazio per il suo contributo, spero di rivederla presto. Passiamo ora alla testimonianza del dottor Pietro Cavallotti, vittima della mala giustizia del cosiddetto sistema Saguto. Innanzitutto vorrei riassumere brevemente quali sono i quesiti referendari che ci vedranno impegnati nella raccolta già a partire dai prossimi giorni. Tra i più importanti ricordo la responsabilità civile dei magistrati, perché è proprio di uno stato civile che se un magistrato sbaglia deve pagare, ma deve pagare in prima persona. Oggi invece funziona che se tu subisci un torto, se tu subisci un errore da parte di un giudice, non puoi neanche chiamare in causa direttamente il giudice che ha sbagliato, ma lo Stato. E le persone, i magistrati che sono stati chiamati a rispondere in tutti questi anni sono davvero pochissimi, no? E quindi significa che il sistema non funziona. Poi dall'altra parte la separazione delle carriere. Oggi funziona che un magistrato prima fa il pubblico ministero, dopo a un certo punto decide di cambiare e fa il giudice, ma fa il giudice avendo già assimilato quel bagaglio di esperienze del giudice, del magistrato che accusa. Quindi per noi è importante che queste due figure vengano separate e che non ci siano queste porte girevoli nell'ambito della magistratura. E poi insomma l'elezione del CSM, no? Che va riformato. Oggi a farla da padrone nell'ambito del CSM sono le correnti, ce l'ha detto Palamara, ce l'hanno detto i fatti. Quindi per noi è importante togliere la politica dalla magistratura, perché quando la politica entra nella magistratura la giustizia fuoriesce. Lei è il portavoce del Comitato Misure di Prevenzione dell'Associazione Nessuno Tocchi Carino. Ci può dare i principi cardine del vostro impegno? Certo, noi siamo impegnati su più fronti. Innanzitutto abbiamo deciso di costituire un comitato ad hoc, che riguarda appositamente le misure di prevenzione, perché abbiamo ritenuto che rispetto al tema delle misure di prevenzione ci sia un disperato bisogno di conoscenza. La gente non sa nulla di che cosa sono le misure di prevenzione. Quindi sostanzialmente significa la possibilità per un giudice di toglierti il patrimonio senza che tu hai commesso un reato. Sono misure particolari, quelle di prevenzione, che si basano su semplici sospetti, non servono prove. Il giudice può fare a meno addirittura delle sentenze di assoluzione. Questo significa che se tu sei assolto, dall'altra parte lo Stato ti può togliere tutto il patrimonio. E noi siamo impegnati per cambiare questo sistema, questo assetto normativo. E per cambiarlo dobbiamo e stiamo lavorando sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, e lo stiamo facendo attraverso diverse iniziative. Un docufilm per raccontare
le storie di tanti imprenditori che hanno subito le misure di prevenzione, un libro che intitoleremo Quando prevenire è peggio che punire. Stiamo mettendo a punto delle questioni tecniche da sollevare nelle aule di giustizia, da portare all'attenzione dei giudici della Corte Europea per dimostrare, per mettere in evidenza che questo sistema normativo è incompatibile da un lato con la Carta Costituzionale e dall'altro con la Convenzione Europea dei Diritti Umani. E poi stiamo facendo diverse attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, abbiamo organizzato diversi convegni. E poi non abbandoniamo neanche l'attività politica nel senso più nobile, cioè abbiamo interloquito con diverse forze politiche che hanno recepito le nostre iniziative di riforma. Noi nel 2018 con il Partito Radicale abbiamo fatto una proposta di iniziativa popolare per la revisione di tutto il sistema delle misure di prevenzione e abbiamo ripreso quella proposta, l'abbiamo condivisa con alcuni parlamentari della Repubblica e già alla Camera dei Deputati l'onorevole Matilde Siracusano ha depositato un disegno di legge che si ispira molto a quello che avevamo fatto con il Partito Radicale che se è recepito potrebbe veramente ridare un po' di speranza a tante persone che aspettano giustizia e potrebbe veramente rimettere il sistema delle misure di prevenzione in linea con i principi base dello Stato di diritto. Cosa vogliamo? Come ce lo immaginiamo questo sistema delle misure di prevenzione? Noi innanzitutto vogliamo che venga cancellata per sempre una grande assurdità, cioè che una persona assolta per i stessi fatti si veda togliere tutto il patrimonio, persino la casa. Pensate, ci sono persone assolte che sono state buttate fuori di casa. Quindi noi diciamo che se c'è una sentenza di assoluzione, quella sentenza di assoluzione deve valere anche nel processo di prevenzione. La seconda cosa che noi diciamo è, credo, una cosa di buon senso. L'esperienza ha dimostrato che lo Stato, attraverso gli amministratori giudiziari, non è in grado di gestire le aziende. La maggior parte delle aziende italiane è a conduzione familiare. Togliere l'imprenditore che magari lavora in azienda insieme al figlio, insieme ai suoi familiari, significa condannare l'azienda ad una morte lenta e poi forse neanche così lenta, perché nel giro di 2 anni le aziende vengono poste tutte in liquidazione. Quindi noi diciamo che quando lo Stato abbia il sospetto, non dico un indizio grave, preciso e concordante, perché in quel caso c'è il processo penale con un sequestro preventivo penale, qua parliamo di misure di prevenzione, quindi quando c'è un semplice sospetto, che lo Stato intervenga non a gamba tesa, intervenga nominando un commissario, un amministratore giudiziario che si affianchi all'imprenditore sospettato ma innocente fino a prova contraria, che lo affianchi per tutta la durata degli accertamenti, se alla fine c'è la colpevolezza allora che si confischi il patrimonio, ma in quel caso verrà assegnato, verrà destinato alla collettività un patrimonio integro. Se viceversa l'imprenditore viene assolto, non viene provata la sua attività illecita, è allora che lo si lasci continuare a lavorare ma con un patrimonio al tempo stesso integro. Credo che queste due siano delle soluzioni di assoluto buonsenso. La terza si riallaccia un po' all'idea del risarcimento del danno. Se un amministratore giudiziario porta al collasso, distrugge un'azienda, la famiglia che ci lavora, tutti i lavoratori che riuscivano a mandare avanti la famiglia grazie a quell'impresa, deve risarcire. Ma deve risarcire in maniera automatica. Oggi pensate, la legge sulle misure di prevenzione non prevede né il risarcimento del danno né l'indennizzo per chi si vede la vita distrutta da un sequestro ingiusto. Credo che siamo veramente lontani anni luce dalla civiltà giuridica. Quindi noi stiamo portando avanti sostanzialmente queste tre proposte e lo stiamo facendo con la buona volontà di tutti. Noi più che con la politica vogliamo parlare, interloquire con il popolo, perché in tutti questi anni è stata fatta tanta disinformazione. Voi pensate che quando la gente sente confisca dei beni alla mafia, associa la confisca a persone condannate per mafia. Cambiamo questo linguaggio, cominciamo a parlare di beni confiscati a persone assolte. Con questo speciale sulla giustizia vi auguriamo buone vacanze e vi aspettiamo il 30 agosto per una nuova puntata di Maria per Roma sull'opinione.it.